Sono super felice perché concludiamo la rassegna 2019 in bellezza con un'opera di Rossini, L'inganno felice, un'opera che non sempre si sente in giro, anzi poco conosciuta, ma con una trama interessantissima e un'opera tra l'altro composta da un giovanissimo Rossini e un gran capolavoro anche se aveva quasi 20 anni, insomma incredibile, no? Per i giorni nostri. Eccitato ed emozionato perché sì, è una produzione integralmente a Mare Mantova, proprio creata da zero, da una piccola associazione del territorio che cerca di riportare la lirica in città, e questo è uno dei due titoli di opera che quest'anno compaiono a Mantova. Mi va passando per la testa, ma non ci dilunghiamo, ma se posso arrivare, vengono, entriamo. Bibiena per un mantovano, e un tenore mantovano che canta a Mantova, sicuramente è sempre, come dire, giocare in casa, ma sempre emozionante perché qui c'è tanta storia ed è giusto portare la giusta musica nel giusto luogo, e qui direi che stasera facciamo centro. Rossini, bel canto, un bel cast con nomi interessanti, tutti under 40, e quindi sicuramente, non dico niente, porta sfortuna. Abbiamo scelto L'inganno felice di Rossini, oltre perché è una farsa, quindi un'opera abbastanza breve, quindi facile, di facile comprensione, anche perché è adatta ai giovani, addirittura ai bambini, perché il teatro deve essere immediato e deve essere capito anche dai più piccoli, e questa è proprio, come dire, il titolo, l'opera giusta, a dire il vero, per partire e per approcciarsi al teatro nel modo corretto.